Carissimi amici della Vergine, ed ecco anche per voi il vostro oroscopo mensile. Andiamo a vedere aprile 2023. Che cosa ci dice, cosa vi porta per voi? Per il segno della Vergine, aprile 2023, cosa porta? Cosa dobbiamo sapere in questo mese di aprile 2023? Allora, per il segno della Vergine, aprile 2023. Anche la sacerdotessa, oltre che il giudizio. Ok. Allora, abbiamo la carta del giudizio, l'otto di bastoni, la sacerdotessa, e abbiamo il 6 di bastoni rovesciato. La carta del giudizio vi dice di un qualcosa che arriva improvvisamente, in modo molto rapido, un qualcosa comunque anche di piacevole, degli eventi positivi. Quindi uscirete voi della Vergine, uscirete in questo mese di aprile da una crisi, per chi sta affrontando magari un periodo comunque pesante. Ci sono anche degli eventi comunque inaspettati che vi andranno a colpire, qualcuno che si fa sentire, una telefonata che arriva, dei messaggi che vi arrivano. Insomma, c'è tanta voglia comunque di indipendenza nella situazione che chiaramente state vivendo. C'è proprio un cambiamento, ma un cambiamento positivo comunque e anche rapido, anche a livello sentimentale. Ci può essere un successo inaspettato, un qualcosa che veramente vi porta a un cambiamento inatteso, un qualcosa proprio di stupendo, dove, ripeto, non ve lo aspettavate assolutamente. E poi abbiamo il nostro otto di bastoni, che parla di agire con determinazione in questo mese, cercando di andare a togliere i tempi morti che vi restano e cercare di fare le cose, non dico velocemente possibile, ma organizzarsi in quello che dovete fare proprio per poter avere dei risultati sorprendenti. Quindi riuscirete a investire del tempo in situazioni migliori, ma riuscirete comunque a investire la vostra concentrazione, la vostra capacità, battendo il tempo, cercando di, insomma, di mirare proprio di mirare a qualcosa, di cercare di ottenere i migliori risultati. Quindi ci sono delle cose che si andranno a realizzare nel minor tempo possibile. Guardate al futuro comunque, guardate al futuro con euforia, con entusiasmo, con positività, perché veramente ci sono delle situazioni, delle sorprese, ci sono veramente delle cose importanti, anche il portare a termine delle situazioni che magari ma neanche vi aspettavate. Portare a termine situazioni che possono essere anche a livello sentimentale, potrebbe essere, o lavorativo per chi invece è interessato chiaramente al lavoro. Abbiamo la papessa, la sacerdotessa, che è una bella carta comunque, è un guardarsi all'interno.
avere il potere di se stessi, guardarsi all'interno, trasformarsi, andare avanti, questo processo di trasformazione che sta avvenendo in voi in questo mese di aprile, dove, ripeto, non vi abbasserete più a nulla, dove sarete talmente sicuri di voi stessi che continuerete comunque sia ad andare avanti. Quindi c'è proprio un cercare di guardarsi dentro, un riflettere, un migliorarsi, recuperare il rapporto con voi stessi, cercare proprio di mettervi comunque sia al primo posto, perché per voi è una cosa comunque fondamentale. Quindi avete proprio bisogno di voi stessi e di magari di tornare anche a essere quelli che eravate un tempo. Occhio però al 6 di bastoni rovesciato, perché c'è un qualcosa che magari vi potrebbe rattristare, c'è una scelta che dovete andare a fare, è una scelta molto importante che chiaramente vi può provocare un po' di tristezza, un po' di delusione, ok? Magari avete aspettato tanto tempo per una determinata cosa e a un certo punto vi trovate di fronte a una difficoltà, oppure vi trovate di fronte a delle insicurezze. Ci può essere, ci sta sinceramente. Cercando di mettere voi comunque al primo posto, è normale che possono venire fuori dal guardarsi all'interno, da questa trasformazione, possono venire fuori magari delle situazioni, il cercare di non beccarsi delle ricadute, quindi il ricadere in situazioni che magari vi possono comunque sia far male. E appunto la scelta è proprio questo, il guardarsi all'interno con tutte queste belle novità che vi arrivano all'inizio del mese di aprile. Chiaramente verso la fine del mese è normale che sto facendo bene, sto facendo male, ma dove sto andando? I dubbi ci possono essere, le paure ci possono essere, però in realtà quello che desiderate voi è proprio la vittoria, il successo, quindi cercare di dare comunque il meglio per andare verso una gloria, una vittoria. A fondo mazzo non è che mi piace tanto, insomma c'è questo 10 di coppe rovesciato, dove possono esserci comunque delle difficoltà, ancora qualche piccolo ostacolo, ancora qualcosa che va a intaccare l'armonia familiare oppure la relazione. Quindi tutto quello che andate a godere comunque in questo mese di aprile, c'è sempre quel qualcosina che va a rompere, magari il litigio, la frattura di qualcosa, o un litigio che porta comunque alla frattura, o eventualmente una vostra crisi anche, potrebbe anche essere una vostra crisi o un qualcosa che va a incrinarsi. Andiamo a vedere invece per l'energia maschile del segno della Vergine in questo mese di aprile 2023. Energia maschile del segno della Vergine in questo mese di aprile 2023. Allora, energia maschile del segno della Vergine in questo mese di aprile 2023. Vediamo cosa ci dicono le carte. C'è tanta riflessione. Una riflessione che vi portate avanti comunque sia da diverso tempo, un voler uscire da situazioni comunque stagnanti, cercare di andare verso qualcosa che vi gratifica. Probabilmente ci sono dei blocchi, ci sono degli impedimenti, ci sono dei conflitti, un qualcosa che comunque in un certo qual modo poi alla fine vi porta a una rottura. Deciderete di andare a chiudere, di rompere, perché volete andare verso un vostro benessere fisico, emotivo. Probabilmente c'è un qualcosa che non va con qualcuno, quindi vi godete
quello che vi dovete godere nell'inizio e poi vi rendete conto che, che quel qualcosa non vi piace, oppure potrebbe anche essere abbandonare quel qualcosa che non vi fa star più bene. Perché? Perché avete scoperto quel qualcosa comunque di bello. E quindi ci può stare. Questo è per l'energia maschile del segno della Vergine. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda l'energia femminile del segno della Vergine. Energia femminile del segno della Vergine in questo mese di aprile 2023. Vediamo cosa ci dicono le carte. L'energia femminile pensa solo ed esclusivamente al suo benessere. Anche per l'energia femminile c'è un momento di riflessione per questa compagnia, questo collaborare, questo benessere in cui si trova in questo mese di aprile. A parte magari quelle notizie che possono arrivare, dove uno ci si sofferma a riflettere, a pensare, possono essere magari delle notizie che arrivano da un'energia maschile, lì dove ci sono state delle problematiche o ci saranno comunque sia delle problematiche. Qualcuno vi può deludere in questo mese di aprile per l'energia femminile del segno della Vergine, in questo mese di aprile 2023. Ci può essere anche l'energia maschile che vi può deludere, dove vi trovate comunque a dover parlare per decidere se chiudere o meno. Come esattamente l'energia maschile? In una forma, diciamo, per l'energia femminile, in una forma comunque totalmente diversa. Vediamo un po' per quanto riguarda l'energia femminile del segno della Vergine, quali sono queste nuove notizie in campo relazionale. Ci sono delle novità proprio a livello sentimentale, attenzione a chi cerca di mettere il bastone tra le ruote, ma proprio attenzione, fate completamente questa terza persona che cerca di mettersi in mezzo, fatela completamente fuori. Solo in questo modo avrete la vostra comunque fortuna, perché potrebbe essere una persona che cerca di bloccarvi emotivamente in tutti i modi. Però vedo per voi un bel rinnovamento, una serenità, dei passi che andate a fare, li andate a fare comunque con calma. Ci sono veramente delle nuove notizie per l'energia femminile, sia nell'ambito lavorativo che relazionale. In questa stesa vi dico di più nell'ambito relazionale. Ripeto, c'è un qualcuno che vi può dividere, che vi può deludere, ok, ma è anche vero che ci sono delle situazioni che vi portano comunque sia benessere, e quindi concentratevi sulle situazioni, ecco, positive. Va bene, questo è quanto per voi. Io vi ringrazio, carissimi amici della Vergine. Lasciate un like se vi è piaciuto questo genere di stesa. Vi do un abbraccio grande e vi auguro nel frattempo una buona serata.